Allora, io avrei tante domande da fare adesso a Fabio Gaglia, no? Però comincio da una che forse è la più banale, però siccome qui abbiamo dei giovani che studiano o magari hanno l'ambizione di diventare dei manager, e siccome tu sei uno sportivo, un grande sportivo, volevo sapere se questo vivere lo sport in qualche maniera, no, è vero, lo sei, sono a fare il modesto, ti ha aiutato o che relazione c'è in quello che poi è la tua attività di manager? Ma io credo, prima osservazione, sono, credo insieme a Luigi, molto contenti di aver organizzato questo, perché penso ci sia stata in questo primo giro di tavolo anche la testimonianza di due straordinari sportivi, un insieme di insegnamenti che molto spesso magari abbiamo sentito anche dai nostri genitori, ma siano veri, e credo che faccia molto bene sentircelo dire da delle persone straordinarie, anche l'esempio che è stato portato appunto da Tony Nadal. Sì, la risposta è lo sport mi è servito. Io credo, parlo per quella che è la mia esperienza, io ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno fatto fare tantissimo sport di squadra e anche sport individuali, e credo che se sono diventato così, parlo come persona, non sto parlando adesso dell'aspetto lavorativo, almeno le cose positive sicuramente lo devo in larga misura, oltre ai valori che ti instillano i genitori, da quello che è stato un insieme di storie, esperienze, momenti che lo sport mi ha insegnato. Quindi la risposta è sì, e credo potremmo di nuovo parlare di tutta una serie di temi che però sono già stati toccati, però sicuramente ciascuno ha proprio carattere, mi è servito molto a insegnare l'umiltà. L'umiltà, se io la considero l'umiltà, secondo me deve avere sempre una U davanti. L'umiltà è qualcosa che ti permette di porti sempre con curiosità, con una capacità di ascolto, non essere centrato soltanto su te stesso, e lo sport, soprattutto se hai dei coach, degli insegnanti che fanno bene il loro mestiere, è qualcosa che ti insegnano fin da bambino. Certamente c'è lo spogliatoio, quindi mi ritrovo molto in quello che ha detto Piero prima, nel senso che poi bisogna saper collaborare, ma guarda, non penso ci sia grande differenza. L'unica differenza che ritrovo rispetto a quello che hai detto prima è che probabilmente le squadre cercano sempre di avere i migliori terzini, migliori se parliamo di tennis, ma in azienda guardate è la stessa cosa, quello che fa la differenza è la capacità di stare insieme. Solo per raccontare quanto ci credo, in questi anni in cui lavoro ho avuto la possibilità di selezionare tante persone, di avere almeno 4-5 diversi team con cui ho affrontato alcune esperienze professionali. Le volte che abbiamo che ho sbagliato nel selezionare qualcuno, non ho mai sbagliato per le capacità tecniche. Potevano anche essere i migliori in quel campo. Era una persona che non aveva i valori, che non aveva quella umiltà, quella capacità di stare insieme, quella generosità, la solidarietà. Tutti questi sostantivi che ho usato, lo sport te li insegna a qualunque livello, nel singolo, quindi in uno sport individuale, e sicuramente in uno sport collettivo. E credo che questa sia un'altra forte insegnamento. Ultima cosa che volevo dire, si impara ad avere il senso della performance. Poi quando sei in un'azienda sono importanti i risultati. Allora, quindi avere fatto anche a livello agonistico, senza aver fatto cose, storie straordinarie che abbiamo ascoltato, quella di Flavio, quella di Ferrer e quella di Nadal, ma ciascuno di noi può fare sport e comunque nel proprio piccolo, nel proprio vissuto, può sicuramente avere la capacità di sperimentare tutto questo. Quindi avere il senso, la dimensione proprio del risultato è fondamentale. Poi bisogna saper perdere, non c'è dubbio, ma vogliamo vincere. Quindi questo è un elemento essenziale in qualunque team, anche nel lavoro. E poi l'ultima cosa a proposito dei coach, io ho avuto la fortuna di avere due o tre allenatori, quando devo dire ho fatto sport agonistico quando ero proprio più piccolo, che hanno profondamente inciso e mi hanno dato proprio il valore dell'esempio, che uno può chiamare il maestro, il valore dell'esempio è fondamentale, perché io credo che alla fine quello che lasciamo ai nostri figli, oltre a quello che sarà il nostro risparmio e dei ricordi, la cosa più importante sono i valori. E credo che questo sia la cosa che mi ha arricchito di più, è stato proprio quello di avere anche la possibilità di avere tanti esempi, ma certamente ricordo due o tre esempi nel mondo dello sport che poi mi sono serviti non soltanto nella formazione, ma poi quando mi sono trovato a avere io della possibilità di ricoprire posizioni di responsabilità, capire
quanto sia importante il ruolo di un coach, quanto sia importante il valore dell'esempio. Questa è la cosa fondamentale, molto spesso queste cose ce le insegnano i nostri genitori, poi cresciamo, pensiamo sempre più di essere autonomi, ma ogni tanto tornare a sentire dalle persone che hanno parlato oggi quanto questi valori di fondo siano poi alla fine determinanti, secondo me è importante. Vi dico che il mondo dell'azienda, lo sport serve ed è qualcosa che si vede ed è secondo me particolarmente utile e rilevante.